Ciao a tutti e bentornati da Karin. Oggi andremo avanti con i Garten of Banban e andremo a incontrare un nuovo mostro. Qua non dobbiamo infilarci niente. Abbiamo solo preso la tessera per andare alla prossima porta. Ed eccolo. Ha un casco da astronauta. Ci lascia passare? Non ci fa del male? Ed eccolo. Il nostro nemico. Lui dobbiamo catturare, quel maledetto. Sembra che questa specie di volpe astronauta sia dalla nostra parte. Wow. Questa parte è bellissima. Siamo in dei tubi praticamente, mezzi trasparenti che ci fanno vedere tutto intorno a noi. Eccolo, eccolo, è lì. Per chi non si ricordava il nome, era Joking Jesse. Era quello il nome del nostro nemico, quello azzurro, quello un po' scimmiettoso. Oh mio Dio, io vi prego, voglio entrare in questi tubi. Fatemi sapere se siete mai andati all'acquapark. All'acquapark a volte ci sono dei tubi fatti così, che a volte si aprono e vedi fuori, a volte si chiudono e non vedi. E poi ci sono anche i tubi proprio con le luci fatte così all'interno. Io adoro gli acquapark, anche se gli scivoli mi fanno sempre un po' paura. Oh mio Dio, dove siamo finiti? Quello è Julius Julius, comunque, se non sapevate il suo nome si chiama così. Siamo in una nuova zona e siamo alla ricerca di Jesse. Riusciremo a trovarlo? Non lo so. Voi lasciate tantissimi mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cercate di aiutarci in questa ricerca. Ci sono in giro tutti i figli di Julius. Avete visto? Un sacco di piccole volpi, anche loro con caschi da astronauti. Ma guardate che carine! Questa è rosa e bianca! Gli sono montati sulla schiena. E qua c'è anche una navicella spaziale, dei funghi alieni. Eccolo! Mi sa proprio che il nostro nemico se la sta per svignare con una navicella. Se cambia pianeta è finita, non lo troveremo mai più. Beh, speriamo, andando avanti, di riuscire a catturarlo. Dobbiamo pur vendicare i figli di Coach Picalina, no? Quello che succederà lo scopriremo nella prossima puntata e ora andiamoci a vedere tantissime nuove animazioni dei Rainbow Friends. Qui abbiamo Yellow con la sua ragazza e Cyan. Il cervello di Cyan sta portando a spasso il cuore. Mi sa che era innamorata di Yellow e le si è spezzato il cuore, poverina. Le ha rubato il cellulare. Povera Cyan. In realtà Cyan se li immagina tutti felici e contenti insieme, ma in realtà non sembrano tanto felici e contenti come potrebbero sembrare a primo impatto. Il cuore di Cyan non ce la fa più. Il cervello non riesce più a tenerlo. E Cyan se lo strappa dal cuore. L'ha distrutto per non avere più sentimenti. Ma le sue lacrime hanno fatto nascere un fiore. È tardi. Yellow aveva un appuntamento con Cyan. Ma Cyan non lo sa che Yellow la ama. Non lo sa. Cyan? Il cervello non vuole saperne. Ma Yellow ha spiegato tutto. Ha spiegato che in realtà quella ragazza ha solo rubato il suo telefono. Lui stava cercando di riprenderlo. Non aveva un appuntamento con lei. E così Cyan, respirando il fiore del suo cuore, riesce a riportarlo dentro di sé. Meno male. Il vero amore trionfa sempre, ragazzi. Trionfa sempre. Sono così felice. Spammate dei cuori rossi nei commenti. È tutto bellissimo. Ma vediamoci un'altra storia. Questa volta abbiamo i personaggi di Skibidi Toilet. Questa è Baby Cassa.
Mi sa che lo Skibidi Toilet gli ha messo dentro un ragno Skibidi e ha abbandonato questo piccolino davanti alla casa dei TV Man. È cattivissimo. Sta controllando la mente del piccolo e gli fa aprire la porta di notte per far entrare gli Skibidi Toilet. Che cosa vorranno fare questi pazzoidi? Far fuori TV Man? Papà TV Man si è attivato. Che cosa ho appena visto? Sono sconvolta. Il piccolo baby si è accorto di cosa ha fatto e è pronto a ribellarsi. È il più forte di tutti lui alla fine, no? TV Mama riporta la testa sulle sue spalle e si riattiva. Wow! Grazie piccolo, ci hai salvato! Wow, ha una base segreta gigantesca! Ed è pronta a mettere una nuova testa a Daddy! Si sente molto in colpa perché alla fine è stata tutta colpa sua. Il suo cervello era controllato dagli Skibidi Toilet e si sente molto, molto in colpa. Ma mamma e papà lo hanno già perdonato. Lo sapevano che non era colpa sua. Ma a proposito di TV Man, girl, andiamoci a vedere qualche altro video. Chiudi gli occhi, gli ha detto. Mi sa che è sua figlia! TV Man ha una figlia! E ha lo schermo fatto a cuore rosa, è bellissimo! Gli ha appena regalato un orsacchiotto. Oh, hi TV Woman. I wanted you to take care of my baby if possible because I have a lot of work. Sure, why not? Anche Camera ha una bambina e la lascia a TV Mami! Bye and good luck, cameraman. Hey, sweetie, I found a new friend for you. Ti ho trovato un nuovo amico, gli ha detto. Ta-da! Fai vedere la tua nuova amica la tua stanza piena di giochi. Ma quello è uno Skibidi Toilet. Ma la piccola ha già i suoi superpoteri di TV Girl. Che ci fa Stinger Flynn? Meno male ha tirato lo sciacquone. E adesso? Ma che cosa sta succedendo qua? Oh mio Dio, l'ha carbonizzato. Enorme. Ha schiacciato anche noi. I told you after some time the potion gets stronger and he will lose his mind over it. Now the cure won't work on him. We are screwed. It'll be all right. Oh mio Dio, è arrivato anche qua. Mega battaglia. È tutto così epico. Lo sapevate, no? Il mondo dei Garten of Bambam era stato invaso da Skibidi Toilet, Cameraman, TV Man e tutto quanto l'armamentario. E i poveri Garten stavano cercando di salvarsi da tutto questo bordello.
ma sembra che non riescano a stare fuori dai guai. Chi vincerà adesso? Per chi ti fate voi? Scrivetelo sotto nei commenti. Beh, sembra che i buoni abbiano vinto. Tutto è bene quel che finisce bene. Ma a proposito di Garten of Vanvana, abbiamo qualche spoiler con dei nuovi disegni su dei personaggi che ancora non abbiamo mai visto. Il primo, che viene disegnato in versione cartoon, si chiama Mr. Dentist. Ora, io non so se sia un dentista oppure no. Sembra una specie di alligatore coccodrillo con quattro braccia. E mi piace moltissimo. Chissà se lo incontreremo all'interno di Garten of Vanvan. E ovviamente non può mancare la sua versione iperrealistica. Non vedo l'ora di vedere come sarà al risultato finito. Ci vuole veramente tanto per disegnare qualcosa di realistico. Come ben sapete, i tratti sono tantissimi: chiaroscuri, chiaroscuri, e poi tocchi di bianco, tocchi di nero. E alla fine il disegno sarà completo. Quanto tempo! Però l'opera alla fine sarà meravigliosa, ci scommetto. Ed eccolo qua, praticamente finito! E passiamo al prossimo. Questo è Julius Julius, la nostra volpe che abbiamo incontrato proprio nel video di oggi. Anche per lui prima abbiamo la versione cartoon e adesso quella iperrealistica. È bellissima, è proprio una volpetta. Questa invece si chiama Smarty Marty ed è un nuovo mostro che ancora non abbiamo mai incontrato in gioco, ma secondo me prossimamente la beccheremo. E guardatela nella sua versione iperrealistica, ha un sacco di bocche sulla testa. Sembra abbastanza spaventosa, una specie di polpo perché ha dei tentacoli. E il prossimo mostro è Opila Hydra. L'Hydra è un mostro con tantissime teste. Ogni volta che ne tagli una, ne spuntano altre due. Praticamente è immortale. E chi ci combatte contro l'Hydra? Se non lo sapete, ve lo dico io: Hercules. Non so se conoscete Hercules, ma è l'unico personaggio che riesce a sconfiggere l'Hydra. Ed eccola qua anche in versione realistica, Opila the Bird. Fatemi sapere qual è il mostro che vi piace più di tutti tra tutti i mostri nuovissimi. Io personalmente adoro Julius, è il mio preferito perché adoro le volpi. E ditemi qual è il vostro qua sotto nei commenti. Che belli che sono, li amo. E per ultima cosa, ma non per importanza, vi avevo promesso una creazione anche per il Grimace. E infatti abbiamo la stanza del Grimace fatta con i Lego. Il Grimace indemoniato che sfonda il muro e fa fuori tutti con il suo milkshake avvelenato del McDonald's. E qua c'è tutto il progetto, partito da zero, fatto al PC per realizzare questo Lego. Il nostro creatore, come sempre, progetta tutto pezzettino per pezzettino in 3D e poi realizza tutto invece nella vita reale. Direi che vedere il progetto partito da zero è molto affascinante. E io non so come faccia, perché bisogna essere veramente molto bravi per creare una cosa del genere solo con la propria fantasia. Il Grimace è quasi pronto e andiamo a vedere come è venuto nella vita vera. Ed eccolo qua, il progetto finito. Secondo me è meraviglioso, non so voi, ma a me piacerebbe tantissimo avere un Lego del Grimace a casa. Beh, se avete il coraggio e la forza mentale di provare a farlo anche voi a casa vostra e avete abbastanza pezzi di Lego, potete provarci. Ricordatevi che potete mandarmi su Instagram tutte le vostre creazioni, i vostri disegni, e io le ripubblicherò nelle mie storie. Guardate che meraviglia, e questi sono tutti i pezzi che ho utilizzato. Mi raccomando, lasciate mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!